Ciao a tutti e a tutte, più o meno puntuali con qualche minuto di ritardo, come vi avevo detto siamo qui e sono qui a rispondere a qualcuna delle vostre domande. Lasciamo tempo a qualcuno di collegarsi mentre aspettiamo che vi colleghiate e che facciate le vostre domande, a cui rispondo molto volentieri. Ci siamo lasciati, insomma, qualche giorno fa, raccontando proprio tramite queste dirette che faccio volentieri per cercare di rispondere a alcune sollecitazioni vostre. E parlavamo di una delle più belle, forse, innovazioni che abbiamo raccontato in questi anni, e cioè come l'innovazione, e in particolare in questo caso parliamo di alcuni stalli che stiamo installando, può essere utilizzata per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e nostre cittadine. In questo caso vi abbiamo raccontato proprio di alcuni stalli che abbiamo installato grazie alla collaborazione anche con le associazioni che si occupano di disabilità, stalli, che permettono a chi ha sostanzialmente il permesso a posizionare il suo mezzo in un posteggio riservato a chi ha forme di disabilità. Questo stallo ha un sensore che permette di sapere se il posto è libero e quindi sapere sostanzialmente dove si può parcheggiare nei posti riservati prima di partire dalla propria abitazione o se c'è necessità, e soprattutto in un futuro ci permetterà anche di essere più capaci a sanzionare chi non rispetta quello spazio che giustamente è dedicato a chi ha bisogno. Partirei con qualche domanda. Intanto, ovviamente, ditemi quello che volete, sono qui apposta. Qualche domanda che ho raccolto proprio in queste ore. In particolare inizio da Ste16, che su Instagram mi dice: Sindaca, perché avete tagliato i fondi per le scuole cattoliche paritarie? Allora, ci tengo a ribadire anche qui, non abbiamo tagliato i fondi per le paritarie nel bilancio di quest'anno, sono state stanziate le stesse risorse che abbiamo stanziato negli anni scorsi, sono 2 milioni e mezzo, e anzi voglio ringraziare ovviamente tutto il mondo insomma, che fa parte di questa comunità scolastica che sta affrontando le enormi difficoltà del Covid, garantendo il diritto all'istruzione e la comunità scolastica, soprattutto ai più piccoli e alle più piccole. Quindi grazie a tutti coloro che lavorano nella scuola, ripeto, non sono state tagliate risorse, anzi abbiamo cercato anche con l'emergenza di sostenere insieme alla Regione e gli altri soggetti questi importantissimi presidi che fanno parte della nostra comunità scolastica. Saluto tutti coloro che mi stanno salutando in questo momento, ciao a tutti, ciao a tutte, abbiamo un po' di tempo per noi, quindi continuiamo con alcune risposte, sempre su Instagram. Jaguaro Morlì mi chiede: sposterete la ciclabile di strada antica di Collegno su via Servais, più larga, più sicura per tutti? Allora, come sapete, sulle piste ciclabili abbiamo fatto un lavoro enorme. In questi anni abbiamo praticamente raddoppiato gli spazi destinati alle piste ciclabili o comunque la mobilità sostenibile. Questo spesso ha anche generato un dibattito da un punto di vista, come dire, dialettico, come normale che sia. Qualcuno si è lamentato delle piste ciclabili, qualcuno era contento, qualcuno come Jaguaro ci chiede se possiamo farlo in altri spazi. Allora, esiste un biciplan, esiste un grande strumento di programmazione che prevede anche degli assi portanti e ovviamente anche degli assi secondari, come muoversi, o meglio, dove costruire le piste ciclabili. Nel caso specifico, mi sono mossa perché mi avete mandato sono una mitragliatrice, dice Nicola. Sì, adesso cercherò di diminuire un pochino, scusate, ma tendenzialmente parlo velocemente, era uno dei miei difetti già quando ero all'università e quando andavo a scuola. Allora, Giaguaro dice, appunto, se potevamo spostare questa pista ciclabile, ho chiesto all'assessorato competente. No, non si può spostare, i tecnici avevano già valutato la possibilità su via Servais, non è fattibile per motivi prettamente tecnici, quindi la strada, la ciclabile rimarrà su strada antica di Collegno e si affianca a tutti gli interventi che sono previsti sulla nostra città. Peraltro sono arrivate proprio recentemente risorse ministeriali importanti che stanno portando avanti, permettendo alla città di proseguire con la progettazione e poi l'esecuzione di nuovi spazi per la mobilità sostenibile. In molti mi avete scritto, mi state sì, veloce, ma una buona sindaca, grazie Alessandro, ma accetto sempre i vostri consigli e quindi cerco di rallentare, ecco tante cose da raccontarvi. In tanti mi avete scritto anche, insomma, nelle ultime settimane, penso, cito Marti Morello, Nico Aci, Lorenzo Fusco e tanti altri. Chiara, per favore, riconsidera l'ipotesi di ricandidarti, Torino ha bisogno di te. Permettetemi di ringraziarvi tutti per l'enorme supporto che mi avete dato a me e alla mia amministrazione in questi 4 anni e mezzo, sia chi ha sostenuto, sia anche chi legittimamente ha criticato, sollecitato. Io questo affetto l'ho sentito soprattutto nei momenti più difficili. Come in tutte le vite di un'amministrazione, ci sono momenti più facili e più difficili. E la scelta però è stata presa, quindi non ho intenzione di ovviamente cambiare la mia decisione, che significa che, come ho comunicato ormai già qualche mese fa, non ho intenzione di
ricandidarmi per la città di Torino, ma questo non significa che non continuerò a impegnarmi per la mia città e per la mia comunità. E ai tanti che mi hanno scritto che cosa farai dopo, io dico sempre che continuerò a occuparmi ovviamente della mia città, della comunità, e cercherò di portare avanti quelli che sono i temi in cui ho creduto maggiormente, questa amministrazione ha creduto maggiormente, penso ai temi ambientali, ai temi sociali, ai temi dell'innovazione, e questo per farlo non bisogna essere per forza all'interno di un'istituzione, avere un incarico politico, e voi lo sapete perché molti di voi fate politica ogni giorno, magari decidendo di utilizzare la bici al posto dell'auto, facendo la raccolta differenziata correttamente, insomma la politica si fa in tanti modi e io continuerò a farla al di fuori però di questa istituzione che io ho l'onore di rappresentare, ma fino all'ultimo giorno vi assicuro che ce la metterò tutta, tuttissima per portare a termine il mandato che abbiamo iniziato. Saluto anche Silvestre da Palermo e tutti quelli che mi stanno scrivendo da anche fuori Torino, un grande saluto. Fate88, sempre su Instagram, le difficoltà, le sfide, i successi, le sconfitte. Rifaresti tutto quello che hai fatto? Questa è una bella domanda, nel senso che io in questi 4 anni e mezzo, ogni sera quando sono andata a dormire, e ancora oggi lo faccio, penso come avrei potuto fare meglio. Siamo tutti perfettibili, quindi come sempre bisogna interrogarsi e cercare di fare meglio. Vi assicuro che ce l'ho messo tutto in questi 4 anni e mezzo. E sono molto orgogliosa di alcuni risultati che abbiamo raggiunto. Penso al lavoro che abbiamo fatto sul riconoscimento dei diritti, una delle mie emozioni più grandi è stata trascrivere e procedere col riconoscimento di bimbi e bimbe di figli omogenitoriali, o il lavoro fatto appunto sull'innovazione, o anche solo quando riesce a risolvere il problema di una persona. E poi ci sono cose che se tornassi indietro potrei fare diversamente. Penso, faccio un esempio, il Teatro Regio di cui abbiamo discusso tante volte, ho detto anche pubblicamente che tornassi indietro avrei probabilmente dovuto commissariare sin dal primo giorno perché è una situazione molto complessa e questo vale, credo valga per tutti. Chiunque ha un ruolo di responsabilità, la sera si guarda indietro e si chiede come avrebbe potuto fare meglio. E io continuerò a fare anche così nei prossimi mesi, ma sono orgogliosa del lavoro che abbiamo fatto. Franchina Angela, mi scrive una domanda impossibile. Quando ci permetteranno di tornare a lavorare? Questa domanda, o in realtà una sollecitazione, esprime, credo, il sentimento di tanti torinesi e non solo che hanno vissuto questa emergenza che ha toccato la vita di ciascuno di noi nella propria quotidianità. Pensiamo agli sforzi enormi economici, sociali, non solo ovviamente sanitari, che il nostro paese e le nostre città hanno dovuto appunto vivere, cambiando le proprie abitudini e vivendo momenti complicatissimi con disagi economici e sociali che ci sono stati e purtroppo ci saranno anche nei prossimi mesi. Io, insomma, come sapete, il presidente Cirio ha appena confermato che anche la prossima settimana saremo in zona gialla e stiamo vivendo in questo contesto di RT e quindi di zone che impongono delle chiusure oppure delle aperture. La prossima settimana la notizia buona è che siamo in zona gialla, sappiamo tutti che purtroppo l'emergenza è ancora in corso, anche alla luce delle varianti di cui si sta discutendo, che stanno emergendo, quindi l'attenzione deve essere ancora alta. È chiaro che il tema dei vaccini sta diventando il tema centrale, quindi anche la campagna di vaccinazione, la velocità della campagna di vaccinazione sarà strumento fondamentale per poter tornare finalmente a acquisire un po' di normalità nella nostra vita, di cui sentiamo tutti il bisogno, soprattutto chi ha sofferto di più, perché, lo ribadisco anche oggi, non siamo tutti uguali di fronte alla sfida del coronavirus, non lo siamo stati e non lo saremo. E quindi questa emergenza pandemica che è diventata economica e sociale sta facendo emergere quelle che sono le fragilità della nostra comunità, della nostra città e sta toccando profondamente sulle diseguaglianze che erano già presenti e che stanno purtroppo emergendo ancora di più. E da questo punto di vista, al di là della campagna di vaccinazione e tutto quello che è il tema sanitario, noi come città stiamo cercando di rafforzare i nostri strumenti. Penso ad esempio a Torino Solidale, che è una rete straordinaria, voglio ringraziare tutti coloro che ne fanno parte, che sta aiutando circa 25.000 persone, di cui tra l'altro anche moltissimi minori, ma penso anche al lavoro che stiamo facendo adesso sul tema degli sfratti. Come sapete, in questo momento gli sfratti sono bloccati, siamo molto preoccupati di un eventuale sblocco degli sfratti che porterà a un rischio di emergenza enorme sulla casa che già sta soffrendo da tutti i punti di vista. Al di là del piano inclusione sulla casa che abbiamo portato avanti in questi anni, ad esempio stiamo rafforzando il cosiddetto salva sfratti,
che permette di avere un contributo fino a 8.000 euro per quei nuclei familiari, quelle persone che sono in una situazione di rischio sfratto. Perché vogliamo farlo? Allargando la platea, allargando l'ISE e quindi allargando le possibilità che possono accedere a questo strumento, perché così cerchiamo di evitare che le persone finiscano sotto sfratto e quindi cerchiamo di aiutarle prima, perché poi diventa ancora più complesso alla luce anche purtroppo della necessità di case che c'è, su cui non siamo ancora in grado come istituzioni di dare una risposta efficace, perché purtroppo molte persone sono ancora in lista di attesa. Quindi per chiudere su questo, abbiamo fatto un ragionamento generale sul tema dell'emergenza, l'invito è come dire a sollecitazione a tutti coloro che fanno parte del sistema anche sanitario e si sta cercando di lavorare in questa direzione e che i vaccini possano procedere il più velocemente possibile. Su Facebook Vincenzo Salvatore mi chiede quando verranno sostituiti i tram. Allora, i tram è una delle questioni di cui siamo molto orgogliosi. Era tanti anni che la città non investiva nei tram e quindi nella sua rete tranviaria. Torino ha una rete straordinaria tranviaria, siamo una delle uniche città così infrastrutturate. Era molti anni che non si compravano i tram, grazie al lavoro fatto col governo siamo riusciti a ottenere lo stanziamento e quindi sono stati già sostanzialmente appaltati tram, sono 70 che saranno in arrivo. Pensate che per costruire un tram ci vogliono 2 anni e mezzo, perché nel momento in cui tu ottieni le risorse, fai la gara, affidi la gara, poi il tempo di costruzione è di circa 2 anni e mezzo, perché devono essere adattati alla nostra rete tranviaria. Quindi tutto il processo è già iniziato, vi ho fatto vedere anche qualche settimana fa sulla mia pagina Facebook l'immagine di quelli che saranno i nuovi tram, che saranno giallo-blu, come sono i pullman che vedete in giro per la nostra città, perché sappiamo tutti che giallo-blu sono insomma, i colori della nostra città, e quindi noi immaginiamo che per fine 2021, direi più inizio 2022, salvo ovviamente imprevisti, dovrebbe essere su strada i primi tram nuovi, finalmente totalmente accessibili, che permetteranno anche al nostro trasporto pubblico locale di superare barriere architettoniche, proprio per quello di cui parlavamo prima. Pensiamo ai tram arancioni, che sono molto vecchi, quante difficoltà pongono in termini di accessibilità. Questi invece saranno finalmente totalmente accessibili. Frank Morris mi chiede sul mercato coperto di Corso Racconigi se ci sono degli aggiornamenti. Di questo ho parlato con l'assessore Sacco, che si occupa, come sapete, del commercio. E scusatemi, Ciccio mi chiede quando vieni a Mirafiori. Sono stata proprio recentemente in zona Mirafiori, perché siamo andati lì per vedere anche delle piantumazioni all'interno del parco, e magari insomma la prossima volta che vengo al mercato da quelle parti, perché vengo anche spesso ai mercati, ve lo faccio sapere, così magari ci incontriamo nel quartiere. Tornando sulle questioni del mercato di Corso Racconigi, ne ho parlato con l'assessore Sacco. Su quel mercato c'è un progetto bellissimo che purtroppo si è fermato per la questione Covid, che ha generato una serie di rallentamenti, e quindi raccoglieremo i dettagli e poi Frank tornerò a darti qualche elemento in più su questa pagina. Ringrazio tutti coloro che stanno scrivendo e supportando. Vediamo se ho saltato qualche, vado a vedere se vedo qualche domanda. Allora, Samuel mi chiede di Esselunga di Corso Bramante. Su Esselunga di Corso Bramante stiamo facendo degli approfondimenti tecnici con gli uffici. Il cantiere, come sapete, è già partito, era una riqualificazione anche, come dire, attesa. Ci sono anche alcune opere connesse che sono in corso, penso ad esempio proprio anche a una pista ciclabile, interventi stradali, e stiamo verificando, e appena avremo gli elementi, Samuel, ti daremo i dettagli, credo già la prossima settimana, perché come potete immaginare ci sono tutta una serie di verifiche tecniche che stanno facendo i nostri uffici. Francesco mi chiede della differenziata. Sulla differenziata stiamo facendo un lavoro enorme, una di quelle scelte che, ed è uno di quegli impegni che avevamo preso sostanzialmente in campagna elettorale, l'estensione della differenziata. Proprio qualche settimana fa, Francesco, abbiamo detto pubblicamente un risultato raggiunto dalla città, perché la città in tutte le sue parti, cittadini e cittadine che ringrazio, cioè perché per la prima volta nella storia di Torino abbiamo la quota di raccolti di rifiuti differenziati ha superato la quota dei rifiuti indifferenziati.
Cosa significa questo? Significa che da un lato c'è un'amministrazione in tutte le sue parti, ringrazio Amiat e tutti i lavoratori e lavoratrici di Amiat, che sta facendo un investimento sulla raccolta differenziata. In molte città, adesso proprio nel quartiere San Donato stiamo per arrivare con Amiat, stiamo ad esempio mettendo le ecoisole, quindi stiamo espandendo le infrastrutture per fare la raccolta differenziata, ma soprattutto i numeri ci dicono questo, anche se è stato ovviamente un anno particolare, lo sappiamo, a causa del Covid, i cittadini e le cittadine stanno differenziando. E questo cosa significa? Che i risultati importanti, come quelli appunto sui rifiuti, si raggiungono se e solo se le amministrazioni fanno gli investimenti, come dire, in infrastruttura, estendere la differenziata, e i cittadini e le cittadine insieme all'amministrazione fanno la propria parte dal punto di vista culturale e quindi cambiando le proprie abitudini. Quindi, come sempre, quando arriva uno strumento nuovo di raccolta differenziata e cambia le abitudini del quartiere, abbiamo sempre dei periodi di difficoltà e spesso ce li avete anche raccontati, vi ringrazio per queste segnalazioni. Quello che stiamo monitorando è che man mano che passano i mesi, quindi man mano che passa il tempo, il quartiere si abitua a utilizzare questa nuova forma di conferimento del rifiuto e i disagi diminuiscono. Poi anche noi interveniamo, ad esempio, se non ricordo male, su San Salvario siamo intervenuti proprio su segnalazione di residenti e commercianti, e stiamo intervenendo per permettere ad esempio le bottiglie di vetro di poterle conferire senza alcuni ostacoli, così come era previsto inizialmente, perché abbiamo visto che c'erano molte bottiglie di vetro posizionate a fianco dei bidoni, perché c'erano alcuni limiti. Perché faccio questo esempio? Perché per noi è importante ricevere le vostre segnalazioni, perché quando investiamo su un nuovo quartiere e arriviamo con un nuovo sistema di raccolta, poi lo cerchiamo di tarare alla luce di quelle che sono appunto le segnalazioni che arrivano dai quartieri. Scusate, ma stavo leggendo. Luisa chiede: buonasera sindaca, bisognerebbe anche mettere in sicurezza le aule scolastiche per quanto riguarda la sanificazione, purificare l'aria per cercare meno malattie e contagi di virus. Beh, la questione del mantenere aperti gli ambienti scolastici, la comunità scolastica, è stata una sfida enorme per tutto il paese, non solo per le comunità locali, cioè garantire da un lato l'accesso alla comunità scolastica anche in presenza, adesso in particolare più grandi, come sapete siamo al 50%, siamo in DAD, quindi cerchiamo di permettere, questo è il sistema definito a livello nazionale, quindi ai ragazzi e alle ragazze, anche se al 50%, di poter comunque accedere alla comunità scolastica fisicamente, conoscendo anche quelli che sono i limiti della didattica a distanza. Dico questo perché tutto il lavoro che si sta facendo dal livello nazionale a quello locale, noi come città siamo coinvolti in realtà sulla fascia più piccola, perché è la fascia 0-6, quindi parliamo proprio dei bimbi e le bimbe più piccole, però si sta facendo veramente il possibile per garantire da un lato la sicurezza degli spazi, quindi gli interventi alla luce dei protocolli che vengono definiti a livello anche nazionale e regionale, dall'altra parte permettere ai ragazzi e alle ragazze, ai bimbi e alle bimbe, di poter frequentare appunto gli spazi della scuola. Vediamo, rispondiamo ancora a qualche domanda. Pier Marco Rossi chiede dei battelli sul Po. I battelli sul Po, come sapete, è un lavoro che sta portando avanti l'assessorato di Maria La Pietra, insieme in realtà all'assessorato di Unia, quindi parliamo di mobilità e verde. GTT, che ringrazio, ha appaltato sostanzialmente la progettazione proprio di alcuni battelli che siano non inquinanti, quindi elettrici. Questo significa anche andare a lavorare sull'elettrificazione, perché bisogna anche costruire, come potete immaginare, e superare una serie di ostacoli non indifferenti, tutta l'infrastruttura per permettere poi al battello di muoversi sul fiume, e quindi le fermate, la ricarica, eccetera. La progettazione è sostanzialmente in corso, anche perché è uno dei progetti su cui noi ci auguriamo di poter ottenere le risorse del Recovery Fund. Quindi tutta la fase propedeutica è in corso e siamo ottimisti sul fatto che questa progettazione possa rientrare, è una delle richieste che ha fatto l'amministrazione, nell'ambito dei progetti dei fondi europei che potrebbero essere finanziati nei prossimi anni. Allora, vediamo, io direi adesso. Amiat, qualcuno si lamenta, Paola si lamenta in particolare di Amiat, della sporcizia, ovviamente esiste
un modo per segnalare direttamente, peraltro, AMIAT situazioni di particolare criticità, e quindi vi invito sempre a farlo, anche quando segnalate bidoni che magari ci sono dei materiali conferiti non correttamente, fatelo sempre ad AMIAT perché loro cercano di intervenire. Anche noi come amministrazione, ove possibile, sollecitiamo quando vediamo che sono situazioni che come dire, non sono del tutto a posto, e anzi colgo l'occasione per ringraziare nuovamente i lavoratori e le lavoratrici di AMIAT per il lavoro che fanno. Allora, Matteo mi chiede quando riaprirà la piscina della Pelerina. Non lo so, nel senso che non ho in mente la data, ti risponderò, te lo farò sapere. So che si sta lavorando in generale sul sistema delle piscine anche alla luce dell'emergenza. Proprio recentemente abbiamo approvato una delibera che prevede anche un cofinanziamento privato per cercare di fare investimenti da questo punto di vista, ma ci tornerò. Mirko mi chiede che ne pensi del governo Draghi. Qualcuno ha fatto alcune anche domande politiche rispetto alla situazione che stiamo vivendo. Allora, io, come sapete, l'ho detto anche pubblicamente, ho ritenuto che fosse importante, visto che siamo una forza di governo e abbiamo molti insomma, esponenti che sono stati eletti nel 2000, insomma, mai, insomma, da qualche anno, e rappresentano il Movimento 5 Stelle in Parlamento, che il Movimento facesse sentire la sua voce e fosse parte sostanzialmente del governo. Non a caso, quando si trattava di votare su Russo, ho espresso anche pubblicamente la mia opinione. Ritengo che sia giusto che chi ha un ruolo politico si assuma anche le responsabilità di un posizionamento rendendolo pubblico. E questo penso che sia opportuno, perché ritengo che una forza appunto di governo come la nostra, che ha dei temi identitari come l'innovazione, l'ambiente, il welfare, che quei temi li porti all'interno dei luoghi dove si decide sostanzialmente, si determinano le scelte politiche. Penso che sarebbe stato un peccato se il Movimento fosse rimasto fuori da un governo. Sono molto dispiaciuta per il presidente, insomma, ex presidente del Consiglio Conte, come sapete più volte ho raccontato anche tramite la mia pagina, la stima che ho nella persona e nel lavoro che hanno fatto i nostri ministri del Conte, insomma, del secondo governo Conte. Ma proprio perché quel governo ha portato a casa risultati importanti, non solo nella gestione della pandemia, momento più difficile che potesse capitare al governo, no? Dal punto di vista anche delle difficoltà che ha vissuto il nostro paese dal dopoguerra ad oggi, e perché ha portato a casa risultati come i soldi del Recovery Fund, proprio per questo, per dare continuità a quello che è stato fatto, io ritengo che sia bene che noi siamo all'interno del governo, e ritengo che sia bene che continuiamo a essere lì, a incidere per cercare di dare continuità all'azione che abbiamo portato avanti negli scorsi mesi. Quindi ho piena fiducia nei nostri ministri, anzi, e ministre, auguro loro buon lavoro, e un appello però lo faccio, e cioè mettete, ma questo sicuramente accadrà, le città al centro, soprattutto per quanto riguarda il Recovery Fund, perché se le risorse arrivano alle città, arrivano alle comunità locali, che sono quelle poi che spesso hanno la maggior capacità di spesa e che poi si trovano a essere l'ultimo terminale dello Stato, quindi a dover dare risposta ai cittadini e alle cittadine. Ringrazio tutti per le vostre domande, non sono riuscita probabilmente a rispondere a tutti, anche perché avete scritto in tanti ed è difficile stare dietro, ritornerò magari su qualcuna delle vostre sollecitazioni, e vi auguro una buona serata, ci rivediamo la prossima settimana, quindi se avete qualche, insomma, qualche domanda, qualche sollecitazione, scrivetemela, così tornerò a rispondervi, spero, il prossimo venerdì. E grazie, e una buona serata a tutti e tutti, e buon weekend, e ci rivediamo presto. Ciao ciao!